Vediamo se vi trovo un esempio. Lui va bene. Lui è il Caravaggio del dopoguerra. Piero Manzoni. Questo è il modo di fare Caravaggio negli anni 50 contro la società per bene che crede ai valori stabili, crede alla nuova democrazia conquistata, crede all'antifascismo e poi crede soprattutto al denaro. Nell'estate del 1610 Caravaggio muore solo sulle spiagge della Feniglia. Forse inseguito e ucciso dai suoi nemici, forse attaccato e vinto dalla malaria. Di luna piena, mille cannoni inglesi aprono il fuoco simultaneamente sulle postazioni di artiglieria italo-tedesca. È un inferno che dura 20 interminabili minuti. L'ultimo atto della battaglia di El Alamein, dove perderanno la vita migliaia di giovani soldati dei due fronti, è cominciato.